Benvenuti e benvenute, siamo veramente contentissimi e contentissime di avervi fra noi stasera per questo evento che segue, no, il palinsesto di eventi di presentazione dei nostri curricula innovazione, quindi percorsi formativi che abbiamo progettato per voi anche per l'annata 23-24. Quindi grazie per il tempo che state spendendo insieme a noi e questa sera io sono davvero molto molto contenta, in maniera particolare, di essere qui con il nostro esperto d'arte, Leonardo Lodi. Ciao Leonardo. Buon pomeriggio a tutti, grazie Ecco, Carolina. sono veramente molto contenta perché per chi ci conosce già, sa insomma che il nostro impegno, no? Si propone di progettare sempre percorsi formativi innovativi, strategici, orientati allo sviluppo di vere competenze e conoscenze di tipo anche operativo. E abbiamo lavorato tanto, Leonardo naturalmente in primis in qualità di esperto, alla progettazione di questo nuovissimo curriculum per quest'anno scolastico. Quindi considerate che tutto quello che vi racconterà Leonardo è oggetto appunto di un lavoro di ricerca che tra l'altro state vedendo anche qui in slide come approccio, ecco, che noi abbiamo in linea generale. Quindi questo è il nostro modello di lavoro. Quindi io mi presento molto brevemente, sono Carolina Tironi, in FEM mi occupo di tecnologia e inclusione, in particolare di Universal Design for Learning e coordino i percorsi formativi. E quindi stasera, insomma, sono qui con Leonardo che vi presenterà questo innovativo percorso. Alcune indicazioni di base, noi siamo veramente tanto contenti di interagire con i nostri docenti, con i nostri professionisti dell'educazione, quindi se avete domande di contenuto, interessi, anche riflessioni, ponetele pure in chat, quindi sarà mia cura tenere d'occhio insomma la chat e poi eventualmente fermare Leonardo, sottoporgli eccetera. E se avete domande di tipo tecnico, ponetele perché poi alla fine ci sarà comunque uno spazio in cui vi darò due coordinate di base, ecco, sul come poi eventualmente aderire ai nostri percorsi pensati per docenti, professionisti dell'educazione e soprattutto per le scuole. E colgo l'occasione anche per ringraziare la nostra Laura, che è la nostra tutor, il nostro angelo custode, che da dietro le quinte governa tutta la parte logistica. Quindi grazie mille anche Laura. Senza ulteriori indugi, Leonardo, ti lascio la parola per presentare questo nostro nuovo percorso e mi raccomando, ci saranno anche delle attività così interattive, per cui state con noi. Buon ascolto. Grazie mille Carolina per questa presentazione. Buon pomeriggio a tutti. È un piacere essere qui con voi e presentarvi ecco, il curriculum INSIT, come vedete dal titolo Tecniche, metodi e strumenti per insegnare l'arte in digitale. Qui vedete un po' di informazioni ecco, principali che riguardano appunto i target, quindi a chi ci riferiamo, il periodo in cui verrà svolto ecco, questo percorso, quindi ottobre 2023, gennaio 2024, quali saranno i materiali ecco, che troverete ecco, sulla piattaforma e in ultimo il criterio. Ci tengo molto a sottolineare quest'ultimo aspetto perché questo curriculum INSIT nasce, diciamo, è il frutto ecco, di un lavoro di ricerca ecco, di diversi mesi, ecco, in cui abbiamo appunto sentito l'esigenza di determinare appunto una metodologia chiara e precisa che desse appunto un'identità forte e chiara a questo percorso. Infatti questa metodologia didattica che abbiamo sentito appunto l'esigenza di determinare ha trovato la sua nascita appunto attraverso questo manifesto che qui vedete il titolo appunto Insegnare attraverso l'arte nel XXI secolo. Quindi questo manifesto appunto ha principalmente tre obiettivi, quindi rendere l'arte un mezzo per la didattica, rendere l'arte digitale e democratizzare l'accesso al patrimonio culturale. Possiamo dire quindi che in quel titolo lì è racchiusa, diciamo, l'essenza, ecco, di quello che è il curriculum di Pinsit, che qui vedete un po' riassunto, ecco, in tre punti principali. Il primo, quello di valorizzare, il ruolo della storia dell'arte all'interno
del contesto scolastico. Il secondo punto molto importante è la metodologia didattica che noi vogliamo proporre, quindi cercando di promuovere appunto questo approccio multidisciplinare che si basa appunto sulla STEM education, affinché si possano creare continue connessioni e scambi tra ambiti didattici differenti. In ultimo, ma non per importanza, oltre al metodo, anche il contenuto, perché è estremamente importante, come detto nell'ultimo punto, che consideriamo come l'arte venga inserita, okay, all'interno, in questo caso, del curriculum scolastico, come connettore tra le discipline e vettore di significati. Qui vedete alcune immagini di alcuni laboratori, workshop che abbiamo tenuto sia con i docenti che con anche i ragazzi. Okay. Qui vedete un po' più nel dettaglio quello che vi descrivevo prima, quindi i materiali, ecco, che troverete, quindi vedete qui articoli di approfondimento, delle videopillole per approfondire determinate tematiche o per anticiparne alcune, i nostri scenari didattici, che a breve vi spiegherò di cosa si tratta, e attività interattive. Adesso vi faccio vedere di che cosa si tratta esattamente. Ecco, qui vedete che io sono entrato in questo su alta definizione, che è questa piattaforma, okay, quindi un vero e proprio archivio digitale, in cui sono presenti una serie, tantissimi capolavori, quindi opere d'arte. Vedete, qui c'è questo image bank estremamente variegato e ricco di opere d'arte, in cui è possibile navigare all'interno di queste opere che sono state digitalizzate. Ecco, facendo un esempio, clicchiamo su La nascita di Venere e vediamo appunto come ha la possibilità, okay, di interagire. Vedete anche come zoomando, okay, non si perda comunque la definizione e la qualità nel dettaglio. Questo è uno strumento molto importante che ci ha permesso appunto all'interno del curriculum di utilizzare determinate opere d'arte e alcune di queste funzionalità. L'accesso a questa piattaforma è libero attualmente e lo ritroveremo appunto durante il nostro percorso. Per quanto riguarda invece lo scenario didattico, anche questo è uno strumento molto importante e che ritroveremo all'interno del nostro curriculum. Come vedete, è proprio uno strumento che viene utilizzato appunto in maniera coinvolgente a scopo educativo, che unisce, okay, l'applicazione pratica e che serve per approfondire determinati concetti, argomenti o tematiche, ecco, e creare appunto dei collegamenti tra discipline di ambiti differenti. Adesso vi faccio vedere brevemente che cosa si intende per scenario didattico. Ecco qui un esempio di scenario didattico che è stato creato, che ad esempio sul connubio tra la storia dell'arte e la matematica. Vedete qui adesso ci sarà una parte in arancione, quindi una parte che indica che ci sarà a breve una parte teorica, ok? Quindi qui vedete l'abstract di presentazione, quindi per spiegare di che cosa andremo a parlare, gli obiettivi e anche qui tutta la parte teorica che è stata sviluppata, quindi sempre in arancione per evidenziare che si tratta di una parte teorica. Qui la parte in blu, che significa che siamo arrivati ad una parte pratica, quindi dove gli studenti, okay, possono incominciare, ecco, ad applicarsi e a proprio realizzare proprio delle vere e proprie attività laboratoriali. Scusate. Quindi qui vedete, scorro velocemente, giusto per farvi vedere, ecco, l'impostazione, ecco, di questo scenario didattico. Vedete, qui c'è un'altra attività che si conclude poi alla fine con delle riflessioni finali che vengono proposte come post attività e da fare in un secondo momento. Adesso
dovrebbe esservi arrivato in chat un link, perché volevo proporvi questa brevissima attività per insomma, farvi conoscere ecco, meglio la piattaforma di alta definizione. Ecco, non so se Laura hai messo in chat il... Sì, il lo link, trovate, ecco, Laura l'ha messo, Leonardo è in chat, quindi sì, c'è, vedrete un benissimo, link in tablet. Benissimo, ecco qui vedete, vi do giusto qualche indicazione tecnica perché su Padre, vedete vi ho creato due attività, quindi la prima dove c'è scritto appunto lo Zoom, qui vedete appunto la consegna, quindi l'obiettivo è quello di scegliere un'opera d'arte dalla libreria di alta definizione, l'accesso è totalmente libero dal browser Google, quindi cliccando alta definizione potete entrare liberamente. Quindi l'obiettivo è quello di fare uno screenshot alla parte che si ritiene più significativa e che ci ha colpito di più e si può inserire qui sotto. Come fare per inserirlo? Vedete qui dove c'è il più sotto l'attività 1, si può cliccare qui sopra, ok? Qui su queste piccole forme si clicca qua dopo che si è fatto lo screenshot e si fa carica, ok? Quindi vi rimanderà al vostro... alla vostra cartella del vostro computer e potrete inserire, ok, io ad esempio, per farvi un esempio, questo l'ho fatto anch'io, ecco, ho scelto un dettaglio della dama con l'ermellino di Leonardo da Vinci, ci scrivete in alto il titolo dell'opera e magari sotto qui, dove c'è aggiungi didascalia, ci potete scrivere, ok, quello che più vi ha colpito o spiegare appunto brevemente perché avete scelto questo fermo immagine. Insomma, se io faccio pubblica, vedete che automaticamente il post si andrà a posizionare sotto, ok, questa la sezione dello Zoom. Stessa cosa per la seconda attività. Anche qui vedete che all'interno del post, ok, cliccando sempre sul più, eseguite lo stesso procedimento. Adesso mentre svolgete ecco, l'attività, intanto vi mostro ecco, insomma, questa funzionalità ecco, del righello che è molto interessante, che alta definizione ci mette a disposizione. Vedete qui, se clicco qui, clicco un punto dell'opera e questo ci permette okay, di tracciare okay, le misure okay, all'interno dell'opera d'arte per determinare appunto la distanza tra un elemento e l'altro. Quindi, cioè per scoprire un po' quelle che sono le caratteristiche, le funzionalità che ci mette a disposizione alta definizione. Ecco, vi lascio qualche minuto ecco, per incominciare a completare ecco, questo padlet e per qualsiasi insomma, domanda insomma, sono a disposizione. Ecco. Tra l'altro Leonardo è davvero bellissimo, a me capita anche, devo dire, io non conoscevo questo portale fino a un paio di anni fa, quando insomma ho avuto modo di conoscerlo e poi di approfondirlo anche così chiacchierando con Leonardo, ed è un portale aperto, ecco questo, per cui esatto. È già di per sé una risorsa che se non conoscete potete già utilizzare nella vostra pratica didattica, già da quando iniziano le scuole, ecco sostanzialmente. Una cosa bella Leonardo che ti devo dire, quando parlavo con dei docenti, soprattutto devo dire di storia dell'arte, no, rispetto sì. A questo portale, facevano una considerazione molto giusta e puntuale, e cioè che spesso i libri di storia dell'arte non riproducono in maniera fedele i colori, per ovvie ragioni legate ai costi editoriali, no? Quindi a volte noi raccontiamo che c'è una gradazione di colore, una certa tipologia di pennellata, però dalle immagini che ci sono nei libri questi particolari non li riusciamo a cogliere, mentre invece all'interno di questo portale voi avete la certezza di avere le opere d'arte esattamente con i colori reali e la possibilità appunto di notarne i particolari che in un libro, ripeto, per costi editoriali di stampa, difficilmente si riescono a trovare a meno che non siano libri particolarmente costosi, ecco Leonardo. Quindi questo già di per sé è un valore grande, no? Esatto, questo è un aspetto estremamente importante, hai fatto bene Carolina a sottolinearlo, alta definizione appunto ci dà veramente una grandissima opportunità di interagire proprio con tantissimi capolavori, tantissime opere d'arte che sono state appunto digitalizzate, ecco, insomma, quindi questa è una risorsa, ecco, veramente secondo me incredibile, uno strumento
estremamente importante ed efficace, insomma, che ci aiuta a, proprio a entrare in contatto quasi diretto, immersivo con l'opera d'arte, perché ci permette appunto di andare alla ricerca e a scoprire quei dettagli che magari appunto su un libro non sono così evidenziati, ecco, nella maniera giusta, perché appunto l'immagine, ecco, non ha quella qualità, ecco, come invece ce l'abbiamo qui su alta definizione, ecco. Quindi lo zoom, ecco, lo evidenzia benissimo, ecco, insomma, come se io zoom man mano sempre più verso il volto, non si perde mai questa definizione. Quindi questo è uno strumento, secondo me, estremamente importante e utile, ecco, da utilizzare. Sì, anche perché si vedono addirittura le, tra virgolette, imprecisioni o i difetti generati, per esempio, dall'età, no, dell'opera nel momento in cui sta. Esatto. Quindi possiamo anche andare ad analizzare quelle, che comunque sono un aspetto sempre molto interessante. Esatto, diciamo che quello che, ecco, magari l'aspetto legato al restauro, ecco, di un'opera d'arte, chi magari è interessato ad affrontare questa tematica, grazie appunto ad alta definizione, si ha la possibilità di evidenziare, appunto, come dici giustamente tu, eventuali appunto oltre che difetti, comunque anche problemi che l'opera ha presentato a causa del deterioramento, ecco, insomma, della materia pittorica, e grazie appunto ad alta definizione si possono evidenziare questi particolari che anche normalmente anche su un'immagine che troviamo su Google non è possibile, ecco, analizzare, perché l'immagine man mano che si zooma poi risulta sempre di più sgranata, ecco, insomma. Quindi questo è un aspetto estremamente importante, ecco. Certo. Anche questa visualizzazione a 360, no? È interessante. Questa visualizzazione a 360 è uno dei fiori all'occhiello, diciamo, della piattaforma, perché appunto ci permette, ok, proprio di essere qui. Quando parlavo di immersività, intendo proprio questo. Quindi quando siamo all'interno di un ambiente, in questo caso è stato creato questa una campagna, ecco, fotografica ad hoc per la Cappella degli Scrovegni, appunto, in cui si possono notare, adesso appena si carica, in cui si può vedere appunto tutte le varie storie, ecco, che sono raffigurate all'interno della Cappella degli Scrovegni. Vedete, io mi muovo col cursore, vedete che sembra di essere proprio all'interno della piattaforma di alta definizione. Facendo un esempio, se io sono interessato ad esempio a questa scena qui, ci clicco sopra e vedete che ho anche qui un livello di dettaglio estremamente alto, estremamente importante, insomma. Quindi questo è uno strumento veramente veramente eccezionale, secondo me. Sono interessato a questa parte qui, vedete, vado a cliccarci sopra e mi crea appunto lo zoom, e posso andare a vedere appunto i dettagli che più mi interessano, appunto se voglio fare un'analisi iconografica, appunto iconologica, oppure analizzare parti che sono deteriorate col tempo. Quindi è uno strumento che permette di fare diverse, ecco, attività. È vero. Allora adesso rispondiamo a Erika, che chiedeva: chi ha creato la piattaforma alta definizione, come hanno realizzato questa bellissima opportunità di dettagli stupefacenti? In realtà c'è anche la descrizione della storia, no, della realizzazione di alta definizione, che è una storia lunga, ovviamente, Leonardo. Quindi Erika, in realtà sul sito poi si trovano anche i dettagli, esatto, del team, del lavoro che è stato fatto, eccetera, eccetera. Ecco, chiedevo a Monica, perché vorrei raccogliere tutte le sollecitazioni. Ci sottolineava Monica che, diciamo, che è come l'originale, ma non è vero. In che senso, Monica? Non è chiarissimo, però vogliamo capire un pochino meglio. Così intanto rispondiamo, poi voi se state lavorando, intanto continuate. Sì, vedo che si stanno caricando man mano le varie attività, vedo che la colonna dello Zoom è piena, quindi vuol dire che direi che questa parte qua si sta andando pian piano a riempire, e insomma aspettiamo, ecco, che si riempia ancora la parte del righello, ancora qualche minuto, e poi dopo possiamo proseguire. Ok, allora intanto rispondiamo a Monica, perché ora ho capito meglio, giustissimo, quello che sta dicendo Monica. Dice che in effetti sull'opera originale si vede in sovrascrittura
alta definizione, no? Ecco. Sì, esatto. Esatto, però questo è proprio per proteggere dal copyright. Questo è un watermark, esatto, Sì. Quindi purtroppo è inevitabile, ecco, che accada questo, verissimo, condivido che disturba naturalmente, perché, ma è necessario proprio perché, come ha notato Erika, è stato fatto un lavoro veramente grande che è di proprietà, di alta definizione, e quindi chiaro, esatto, che se io vado a scaricare un'immagine di questo tipo, per logica di copyright, deve poter essere ricondotta a questo ente, ecco, quindi... Però capisco assolutamente, Monica, la considerazione, certo. Sì, sì, giustissimo quello che dice Monica, il watermark di alta definizione appunto è stato realizzato appunto per preservare appunto il lavoro che è stato fatto e che appunto trovate nel dettaglio proprio nel sito di alta definizione tutte le campagne anche fotografiche e tutti i progetti che stessa alta definizione porta avanti, ecco, non solamente con opere d'arte, quindi con dipinti, ma anche con manoscritti, lettere, vengono digitalizzate, tutto questo genere di strumenti, ecco, insomma, che sono proprio dei veri e propri capolavori, ecco. Vediamo com'è. Ok, si sta riempendo, vedo anche la seconda colonna, quella con il righello. Ecco, secondo me a me è piaciuta molto la funzionalità del righello, perché anch'io l'ho applicata, l'ho sperimentata, ecco, con i ragazzi, ad esempio nello sposalizio della Vergine di Raffaello gli ho fatto misurare, gli ho fatto trovare, cercare tutte le varie forme che c'erano, forme geometriche che si trovavano all'interno dell'opera. Quindi ci sono, diciamo, divertiti con il righello, è stato anche un esercizio anche proprio di ricerca, di analisi proprio del dettaglio per capire se la forma che era rappresentata era un quadrato, un rettangolo, un triangolo, insomma. Quindi è stato veramente, l'ho trovato uno strumento, anche questo qui del righello, estremamente estremamente interessante sotto questo punto di vista. Ecco, allora chiudo un attimo il dialogato che c'è in chat, anche perché per ritornare un po' sul pezzo, insomma, relativo al nostro C. Esatto. Allora, dal punto di vista di alta definizione si è trattato di un lavoro virtuoso, un lavoro che voleva mettere a disposizione di tutti delle opere d'arte appunto in alta definizione, non è un marchettamento di per sé, no, per promuovere eventualmente delle funzionalità aggiuntive a pagamento, ma è una risorsa a disposizione della società. Chiaramente funziona come tutte le risorse che abbiamo in digitale. Noi in digitale possiamo fruire di tantissimi contenuti gratuiti che di sicuro poi hanno una ripercussione economica che non impatta direttamente su di noi. Ecco, per cui esatto. Non c'è, ecco, da questo punto di vista, Monica, un'intenzione poi di dare l'assaggino per poi promuovere qualcosa a pagamento. Ecco, un po' per esempio come il Museo Digitale Estense che abbiamo a Modena, no? Cioè ha una pagina in cui si possono vedere delle narrazioni, delle storie, storytelling, eccetera, che sono assolutamente a disposizione di tutti, gratuite, come una grande biblioteca digitale. Quindi qua consideriamola una grande biblioteca digitale di opere d'arte a fruizione, insomma, della comunità. Per cui, in tutta onestà, questo è quello che posso rispondere, va bene? Quindi andiamo pure avanti, ecco, proseguendo, per entrare nel dettaglio, adesso più andando verso il dettaglio del curriculum, vi avviso, insomma, che ci sarà, ecco, prossimamente, ecco, anche questa sarà una new entry, proprio una nuova piattaforma Pinxit, che avrà appunto una appunto gestione classi, dove si potrà appunto accedere, dove il docente potrà creare il proprio profilo, potrà creare la propria lezione e potrà inserire appunto i lavori fatti dagli studenti, potrà usufruire di scenari didattici già fatti, oppure anche proprio realizzarle lui stesso, quindi attraverso un tutorial e attraverso un template base, e potrà poi successivamente crearsi proprio la sua galleria personale, ecco, di scenari. Ecco, le funzionalità che ci saranno, ad esempio, saranno appunto la possibilità di
annotare direttamente sull'opera, di disegnare sull'opera e di importare delle immagini esterne, ecco, alla piattaforma. Questo sarà uno strumento estremamente utile e su cui appunto ci stiamo lavorando e gli sviluppatori sono al lavoro, ecco, insomma. Quindi la data precisa ancora di uscita non la sappiamo, ma prossimamente, ecco, ci sarà questa uscita di questa piattaforma Pinsit. Ma tornando al nostro curriculum, ecco, qui vedete appunto l'architettura, ecco, del curriculum di Pinsit, tecniche, metodi e strumenti per insegnare l'arte digitale. Quindi la struttura è questa qui, vedete, quattro incontri, ok, sincroni, ok, che verteranno appunto principalmente sul rapporto tra l'arte e l'intelligenza artificiale, il mondo del visual design, della media education e delle digital humanities. Successivamente ci saranno tre webinar, che sono dei webinar di approfondimento, ok, su determinate tematiche, ok, che verranno trattate appunto nei moduli sincroni, ecco, insomma, quindi proprio dei veri e propri approfondimenti. Ci sarà un workshop, ok, quindi questo qui che vedete, Digital Storytelling per la didattica dell'arte, creare narrazioni aumentate multimediali e interattive, e infine un project work. Poi dopo Carolina anche vi spiegherà appunto che troverete poi in piattaforma tutte le indicazioni per realizzarlo. Ecco, qui entriamo ancora di più nel cuore, ecco, di quelli che sono i contenuti, ecco, del curriculum. Quindi il primo incontro formativo avrà appunto un ospite, Francesco Disa, quindi artista, scrittore e curatore d'arte, e parleremo appunto del rapporto tra l'arte e l'intelligenza artificiale. Il secondo incontro appunto avremo Francesca Grignani, e con lei affronteremo appunto questo rapporto, insomma, tra l'arte e il visual design. Nel terzo incontro avremo Serena Marrandino, e con lei affronteremo appunto il rapporto, ecco, le connessioni che ci sono tra l'arte e il mondo dei media. E infine, come ultima lezione, appunto, esploreremo il mondo delle digital humanities, ecco, e in particolare con un focus sullo storytelling assieme ad Anna Maria Bove. Questi sono i webinar, okay, che accompagneranno, ecco, i quattro incontri sincroni. Quindi vedete, si parte con un webinar sempre sul rapporto, un webinar più pratico, ecco, di quelli che sono gli strumenti, ecco, che vengono utilizzati, ecco, per creare arte con l'intelligenza artificiale. Secondo webinar, anche qui sempre con Francesca Grignani, qui più pratico, per cercare di capire, ecco, come, qui vedete dal titolo andiamo oltre la didascalia, quindi come rappresentare, ecco, un'opera d'arte in maniera chiara e precisa, andando al di là, insomma, del linguaggio scritto, ecco, nella didascalia. E per ultimo avremo appunto questo webinar insieme a Francesco Gavioli di alta definizione, in cui parleremo appunto di alcuni degli strumenti, ecco, digitali, che vengono utilizzati appunto per valorizzare, ecco, il ruolo della storia dell'arte e gli approcci didattici che possono essere applicati. Ok, poi avremo il nostro workshop insieme a Giovanni Postiglione, che sarà strettamente, ecco, collegato all'incontro sincrono sulle digital humanities e lo storytelling, e successivamente estremamente collegato anche al webinar. Qui proprio andremo, come vedete anche dal titolo, a creare appunto queste narrazioni aumentate multimediali e interattive, quindi narreremo appunto delle storie che andranno al di là, ecco, dell'opera d'arte. Poi quando sarà il momento, ecco, del workshop, andremo proprio nel dettaglio e scopriremo, ecco, di che cosa si tratta esattamente. Infine, in ultimo ma non assolutamente per importanza, il project work, ecco, progettazione STEM per l'innovazione didattica nell'arte del XXI secolo. Ecco, il project work
verterà ecco, sulla creazione appunto di scenari didattici interdisciplinari, interattivi e creativi, quindi ne potete realizzare da un minimo di uno ad un massimo di tre, e appunto l'obiettivo sarà quello di creare appunto questi scenari ecco, che coinvolgano non solamente l'arte, ma anche altre materie ecco, presenti nel curriculum scolastico. Anche qui per tutti i dettagli, poi dopo anche Carolina vi spiegherà meglio alla fine. Ti fermo un secondo per chiarire alcune domande che ci sono in chat. Sì. Laura, per esempio, chiede: la piattaforma Pinxit offre la possibilità di contenuti in realtà aumentata? Da che mi risulta no, ma per questo motivo non è la piattaforma in sé, che è già di per sé uno strumento utilissimo, esatto. Ma avete visto che il concetto di realtà aumentata, di storytelling, eccetera, viene poi affrontato all'interno del corso. E qua rispondo, quindi assolutamente quella possibilità c'è, ma con un'integrazione naturalmente di strategie, di metodi, di possibilità che poi vi verranno spiegati, però non è una funzionalità diretta che c'è in piattaforma. E per rispondere invece a Erika, allora sì, noi abbiamo questo palinsesto in cui dichiaratamente stiamo raccontando i nostri percorsi, nei quali però, quindi all'interno di questi webinar, noi andiamo anche ad offrirvi delle sollecitazioni, quindi noi stiamo presentando naturalmente il corso, però come vedete nel contempo vi offriamo anche un'imbeccata di strumenti che a prescindere dal corso voi potrete utilizzare in classe, per esempio l'attività che avete fatto prima, il riferimento ad alta definizione, eccetera. Ecco, quindi è questo l'obiettivo. Quindi Erika, mi spiace se magari l'informazione è arrivata un po' traslata, però il senso era questo: presentare il corso e al contempo offrirvi anche qualche spunto metodologico e di strumenti che potete utilizzare. Ecco. Allora, lasciamo, prima di rispondere Cristina alla sua domanda, lasciamo concludere Leonardo con la presentazione e poi rispondo assolutamente. Certo, grazie Carolina. Allora, qui ecco, un po' di competenze ecco, che verranno appunto rapportate insieme alla classe. Ecco, qui vedete un breve elenco, selezionato alcune di quelle che si svilupperanno ecco, al termine di questo, ecco, di questo percorso, per cui il pensiero creativo, interdisciplinare, la cittadinanza e il digitale, lo sviluppo del pensiero critico integrato e l'innovazione didattica e l'apprendimento partecipato e collaborativo. Ecco, queste sono alcune di quelle competenze che al termine del percorso si potranno ecco, fortificare e rafforzare insieme alla classe. Ovviamente anche qui vi lascio un QR code in cui potete col cellulare appunto e entrerete all'interno di un Padlet come prima vuoto e lì potete scrivere appunto pensieri, insomma opinioni, ecco idee e ovviamente per, come diceva anche Carolina prima, per qualsiasi tipo di chiarimento, ecco scriveteci ecco insomma a info@fem.digital, insomma per qualsiasi tipo di informazione. Quindi vi lascio adesso la schermata in modo tale che possiate entrare con il telefonino, con un tablet e potete poi scrivere appunto quello che pensate, ecco il vostro pensiero, la vostra opinione. Ecco, intanto quindi Leonardo, io posso cogliere un attimo l'occasione per dare alcuni riferimenti. Sì. La nostra tutor tra poco vi metterà in chat il link al nostro sito, quindi di Wonderful Educators, in cui trovate la pagina relativa al percorso, quindi di Pinxit. Quindi lì troverete tutta l'articolazione del percorso, le date, i costi. Poi funziona così, ci sarà un link in cui la scuola, eccolo qua, quindi vedete ve l'ha appena messo, in cui la scuola attraverso quel link da una manifestazione di interesse, a quel punto sarete contattati, vi verrà inviata la brochure completa di tutti i contenuti, di tutta l'articolazione del percorso, perché magari un dirigente piuttosto che un incaricato del dirigente può avere la necessità di condividerla con i colleghi in un collegio docenti, magari inizio anno, e fate due ragionamenti e poi potete richiedere naturalmente anche una call.
Quindi in questa call ci sarà presente la nostra coordinatrice lato, insomma, logistico amministrativo, può essere che ci sia io, sicuramente in questo caso ci sarà Leonardo, funziona sempre così per tutti i nostri percorsi, c'è il disciplinarista che può andare a rispondere in maniera puntuale a varie domande, quindi per esempio quanto mi impegna questo corso, ma il project work, ma ve lo dico già io, mi porta via tanto tempo? No, assolutamente, considerate che il project work è il nostro modo per impattare davvero sulla didattica innovativa. Quindi il project work non vi porta via una quota ora esagerata di tempo, no? Siete assolutamente accompagnati, è fattibile e ci dà sostanzialmente la fotografia del fatto che davvero, no, questi contenuti del corso siano portati nelle vostre classi. Allora, per rispondere a Monica, i percorsi, tutti i nostri percorsi sono aperti a docenti singoli che possono acquistare con carta docente, oppure, e questa è una cosa che si è generata soprattutto lo scorso anno, davvero con una grande adesione, alle scuole. In quel caso quindi è la scuola che decide di aderire al percorso e quindi è un costo che naturalmente si accolla alla scuola. Sappiamo, e vi dico questa cosa, la sapete sicuramente anche voi se siete docenti, che sono stati stanziati ad aprile anche dei fondi proprio sulla formazione, quindi a prescindere dai fondi PNNR per il lavoro, laboratori, eccetera, dei fondi formazione, ancora le linee guida di utilizzo di questi fondi non sono arrivati, ma sono già stati dati alle scuole e quindi chiaramente le scuole possono avere l'interesse ad utilizzare questi fondi per l'acquisto di percorsi formativi, sgravando quindi il docente singolo dal carico del costo. Resta comunque una possibilità aperta, certo, ai docenti singoli con carta docente, assolutamente sì, ecco, quindi sì, sì, è assolutamente acquistabile con carta docente senza nessun problema. Ecco, vi dico una cosa che è già successa, magari c'era qualcuno che dice, beh, ma i fondi di carta docente non sono ancora arrivati, però ci terrei ad iscrivermi, è possibilissimo segnalarlo, iscriversi e poi lasciare un attimo in stand-by accordandosi con la nostra amministrazione nel momento in cui si fa il pagamento con la carta docente. Ecco, però a noi interessa restituire questa dimensione, no? Di interdisciplinarità, tale per cui i nostri percorsi sono, è vero, per esempio in questo caso, più parlanti a un docente, no, Leonardo, di storia dell'arte, ma assolutamente aperti al docente innovatore che vuole utilizzare l'arte per insegnare delle cose, quindi può essere un docente di italiano, di storia, volendo anche di matematica, ecco. Federica diceva, non ho capito, le scuole hanno le linee guida. No, non hanno le linee guida, cioè c'è stata questa ripartizione di fondi che sono dei fondi integrativi a quelli del PNNR che non citava specificatamente una quota di fondi per le formazioni. Quindi chi tra di voi ha trattato un po' all'interno della sua scuola la dinamica del PNNR lo sa, ma solo per acquisti di contenuti digitali piuttosto che di tecnologie, di laboratori, ma mancava un po' la parte di formazione. Ecco, quindi sono stati ad aprile ripartiti dei fondi proprio per le formazioni alle scuole, però a livello proprio amministrativo la gestione, la rendicontazione di questi fondi non hanno ancora le linee guida che arriveranno a breve, ci dicono, e questo per rassicurare sul fatto che magari c'è una scuola che dice sì, anche noi abbiamo ricevuto questi fondi ma non sappiamo ancora bene come e se spenderli, ecco. Allora Nicola ci dice, credo che per una maggiore spendibilità sarebbe stato meglio un corso di 25 ore invece di 15, comprendo assolutamente la considerazione, considerate che nel link che vi abbiamo mandato c'è la pagina di Pinxit, vi arriverà esso a breve comunque anche la pagina del catalogo dei nostri percorsi e vi arriverà comunque anche una mail di follow up, per cui poi vedrete tutto anche in mail. Noi abbiamo percorsi che riconoscono anche 30 ore, abbiamo percorsi che ne riconoscono 15, abbiamo percorsi che ne riconoscono 20. Questo è un percorso nuovo, è un percorso in cui ci aspettiamo naturalmente, gioco forza, che la maggioranza delle adesioni sia di docenti di storia dell'arte, che hanno anche meno ore,
è una prepista a una progettazione, quindi a un metodo che utilizza l'arte, ok? Questo è importante e per cui ci è sembrato coerente iniziare con un impegno non troppo gravoso per i docenti, ecco, questo è un pochettino il discorso. E dopodiché, naturalmente, in base anche a come è successo per tutti i nostri percorsi, noi siamo un centro di ricerca e sviluppo, no? In base anche a quello che accadrà insieme ai docenti, perché no? Arriveranno altre sollecitazioni, altre idee per sviluppare maggiormente questo percorso che è nella sua primissima versione. Ecco, per cui è stato fatto proprio un ragionamento, però, ripeto, i nostri percorsi possono riconoscere dalle 30 alle 15 ore a seconda della loro configurazione. Quindi chiedo alla nostra tutor di mettere anche il link al catalogo, quindi se tra di voi c'è qualche rappresentante, insomma, per la propria scuola, vedete che ci sono tutti i nostri percorsi, e c'è un filone di percorsi metodologici, Universal Design, Neuroscienze, Game Based Learning, Data Information, Media Education, ci sono percorsi più tarati invece sugli Humanities e percorsi più tarati sulle discipline scientifiche, però vi dico di base c'è sempre questa tendenza, nostro questo impegno a generare dei percorsi aperti potenzialmente a docenti che afferiscono da discipline sempre diverse, cioè ci piace l'idea di generare questa interdisciplinarità, non a caso Leonardo vi diceva l'approccio è quello della STEM Education, ecco, per questo. Esatto, quello è proprio alla base, scusami Carolina se intervengo, ma è fondamentale, certo. Questo perché è proprio alla base del lavoro anche che è stato fatto in questi mesi, proprio per trovare proprio una metodologia chiara, e il manifesto poi di PINC, troverete anche un video esplicativo in piattaforma, capire proprio qual è proprio l'idea, insomma, dare un'identità a questo percorso che si basa proprio sulla multidisciplinarità e interdisciplinarità, insomma, quindi utilizzare l'arte come proprio vettore di significati, e connettore anche tra le discipline, insomma, quindi l'architettura, del curriculum e degli incontri è abbastanza chiara, da questo punto di vista. Ci tenevo a sottolinearlo, perché è un aspetto molto importante. Sì, assolutamente. Intanto stanno arrivando alcune considerazioni, domande, Leonardo, quindi attendiamo di rispondere. Insomma, nel frattempo speriamo di aver sollecitato la vostra curiosità. E se non altro, se uscite da questo webinar, insomma, pensando che effettivamente l'arte può essere uno strumento innovativo e creativo per promuovere una didattica alternativa ed innovativa, noi siamo già contenti, da questo punto di vista, no Leonardo? Perché esatto. Robinson direbbe, con pianto, direbbe tra le varie discipline l'arte è sempre il fanalino di coda, no? Perché nella piramide, lui faceva questa valutazione per chi lo conosce, nella piramide ci sono le scienze, poi ci sono gli umani, poi alla fine arriva l'arte, no? E invece noi riteniamo che sia una disciplina davvero molto preziosa, che può a volte sottostimata e che può invece dare grandissimo impatto alla didattica. E non a caso, insomma, Leonardo e il team in generale si è impegnato per progettare questo percorso. Vi voglio dire anche questa cosa, siccome ci teniamo sempre ad avere un approccio, se vogliamo, di ricerca-azione ogni volta che lavoriamo insieme ai docenti, se no faremmo un MOOC e siamo a posto, è chiaro che se nel momento in cui voi fruite del percorso, vi relazionate con Leonardo, vi viene un'idea, avete un'esigenza particolare, elevata, legata alla vostra classe, no? Quindi, ma io ho una classe particolare, questo scenario mi piace, lo vorrei riprodurre, però tenendo conto di queste particolarità, dietro le quinte di ogni team ci sono altri team, quindi noi in FEM lavoriamo molto in sinergia, no? Con una dinamica multiesperienziale, per cui voi vi sentite liberi di esporre insomma tutte le esigenze, sapendo che lavoriamo tutti insieme per rispondere alle domande, questo è meglio. Allora, grazie Federica, infatti, che dice che tutta un'epoca confluisce nell'opera d'arte. Ha ragione. Sì, c'è Sergio, nel catalogo c'è, il catalogo è molto ampio e quindi va un pochino sfogliato, però nel link precedente che ha inviato la tutor c'è la pagina proprio al percorso. Ecco, quindi c'è, assolutamente Sergio c'è.
questo percorso, quindi ora non ricordo nemmeno io la pagina perché sono tanti. Comunque, nel caso, ecco, nel caso in cui ci fossero delle necessità particolari, voi sul sito di Wonderful Educators, ma ci arrivate anche da Tutor Education Modena, avete tutti i riferimenti per porre qualunque tipo di domande. In questo periodo ce ne stanno arrivando tante, quindi insomma. La logica, diceva, per la parte logistica, sì, giustissimo. Maria mi sembra che abbia detto questa cosa, adesso faccio scorrere, che chiedeva. Allora, al seguito di ogni webinar noi mandiamo una mail di follow up, quindi la prossima settimana comincerà a arrivarvi la mail in cui facciamo il recap di, insomma, sostanzialmente tutte le azioni che si devono fare per poter aderire ai percorsi. Comunque, ribadisco, si accede al sito di Wonderful Educators, che avete visto lì nel link, ma se digitate in qualunque motore di ricerca lo trovate, e potete cliccare sulla manifestazione di interesse direttamente sul sito, scriverla e poi verrete subito ricontattati, ecco, quindi questo assolutamente. Va bene? Quindi intanto io vi ringrazio per essere stati con noi, per essere stati anche così, così interattivi. Leonardo, se vuoi mostrare nel caso in cui ci fossero considerazioni rispetto all'ultima attività, fai pure, abbiamo ancora 10 minuti, intanto che eventualmente sì, arrivano. Che adesso non ci sono ancora considerazioni sul Padlet, visto che sono arrivate alcune via chat, okay. Ecco, insomma, se volete vi rimetto anche il QR code, ecco, per entrare, se volete, così potete scrivere appunto impressioni, ecco, insomma, commenti, in chat, ecco, anche se anche in chat, ecco, va benissimo, se preferite in chat, ecco, insomma, era uno strumento per averli raccolti, ecco, qui nel Padlet, ecco, insomma, però va benissimo anche in chat, assolutamente. Perfetto, allora io direi che adesso chiaramente i nostri docenti e le nostre docenti sono indirizzati verso l'avvio dell'anno scolastico, quindi insomma vi ringraziamo già tantissimo per essere stati con noi e avere utilizzato questa ora della vostra vita prima di iniziare la scuola veramente per ascoltare le nostre proposte. Speriamo insomma di avervi regalato un'oretta interessante e speriamo naturalmente di risentirci. In ogni caso FEM è sempre a vostra disposizione, per cui per qualunque domanda potete appunto fare riferimento ai nostri canali, iscrivermi anche alla newsletter in modo tale che vi arrivano anche tutte le comunicazioni dei tanti eventi gratuiti, le tante iniziative insomma che portiamo avanti per innovare la scuola. Quindi grazie intanto insomma dei vostri ringraziamenti, Leonardo, che stanno arrivando numerosi in chat. Vedo che sono tanti, esatto, vi ringrazio per insomma averci seguito, ecco, insomma, e per qualsiasi appunto domanda, chiarimento, qualsiasi cosa, sono anch'io a disposizione, come ha detto giustamente Carolina, e insomma vi ringrazio davvero per l'attenzione. Grazie mille e buona serata e buon inizio anno. Grazie mille. Buonasera. Grazie anche a Giovanni che ci saluta. Il grazie Giovanni, grazie. D'onore che non sapevo fosse presente. Abbiamo un ospite d'onore, Giovanni, è un onore averti nella Giovanni lo ritroveremo, ecco, insomma, andremo a fare il workshop insieme a lui, ecco, insomma, poi dopo si presenterà anche lui, ecco. Esatto. La prossima volta. Grazie mille allora a tutti e tutte, buon anno scolastico e dai, innoviamo davvero la scuola che ce n'è bisogno, soprattutto grazie a docenti motivati insomma come voi, perché se siete qui lo grazie. Siete grazie a Leonardo veramente per l'incredibile lavoro. Leonardo è una persona di straordinaria competenza oltre che essere una persona squisita, per cui grazie davvero Leonardo per questa oretta insieme, per tutto il lavoro che hai fatto quest'anno. Grazie Carolina per le parole, insomma ricambio ovviamente, insomma sono contento di aver avuto questo seguito, ecco, spero insomma sia chiaro, ecco, ma se avete dubbi appunto ripeto scrivetemi pure, scriveteci anzi, perché certo. Siamo un gruppo ovviamente. Sabrina dice che non ci conosceva e siamo stati una bella scoperta, grazie per noi, davvero non lo dico grazie. Per continueria, ma ogni anno per noi è una bella scoperta conoscere docenti nuovi perché cresciamo.
cresciamo proprio in relazione a quello che ci arriva anche dai docenti, raccogliamo le esigenze e cerchiamo di perfezionare tutti i nostri percorsi per rispondere davvero ai bisogni dei docenti che si muovono in una società e in un contesto molto complesso che è quello della nostra scuola. Quindi davvero grazie. Buona serata a tutti, grazie ancora Leonardo, buona e lavora di tutte le quinte. Grazie, buona serata a tutti.